Senti, riprendi la bandierina che c'è il vento contro quando vai facendo, guarda. Questa sarà la prova inconfutabile quanto stiamo messi male. Però sta, cioè, fate un sorriso, su, non fate queste facce, dai. Non fate vedere che sentite la tensione della gara, che cioè, voglio dire, qua ci stanno ex atleti di un certo livello, voglio dire, e siamo, cioè, questa è una garetta così, insomma, tanto per ci abbiamo atleti con dei minimi, insomma, notevoli. Ci abbiamo un novello che oggi fa 1.500, 10.000, 20.000, 30.000. E vabbè. La gente fa un secondo e 1.000 e 1.000. Ok, quello che sarà, sarà, poi ci rivediamo dopo, eh. Non si decide però a lanciare, giusto? Lancio col grido. Grazie. Bello, grazie. Allora, chi mi manca? Alberto e... Chi te manca? Vieni, 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 vieni. Giorgio 22,56 Giorgio, chi è Giorgio? 22,56 I soldi? Marino 83 3,83 ma andiamo di là. Sì, ma te le parta. Questo chi è? Questo? Chi è? Cartelletta di quello che va al bagno? Sono il più lento della mia serie, eh? Sono in prima serie, prima persona. Questo è uno forte, eh? Questo? Questo pure, eh? Questo è forte, c'ha Paolino accanto lui, eh? Senti. Prima corsia. Questo è uno forte, oh. C'hai a fianco? L'hai già finito? Oh, oh. C'hai a fianco l'uomo nero, c'hai a fianco. Non so se devo andare. Fatto il peso. Scaldarsi, scaldarsi, forza! Scaldarsi, scaldarsi! Forza! Stretching, stretching! Io non ci vedo! Ah! Ma dove te lo sei? Non faccio gli altri, ma sei o no? Parto da un braccetto! Prima batteria, sai che fa? Anche l'altra devi l'altra lunga dietro, così devi far a se risparmia della gara, risparmia sì, 1.500-10.000 fa 1.500 metri in ora praticamente. Fai come me, io tutto la gara perché se no non ce la faccio. Go!
Impressioni? Sta bombardando. Impressioni? Male, male. Come ti senti? Ma vedi queste gambe? Sono mosce, gambe. Sono mosce? Sì. Dai gli schiaffi, svegliali, dai. Svegliali. Come le senti? Meno male che c'è il mio allenatore. Una favola. Una favola? Le gambe come stanno? Ce l'ho, sono okay. Attaccate. Bene. Bene, 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 forza. Manca tutto. La seconda è giusta, ce l'ho un po' di pazienza. Una preparazione invernale giusta, poi vedrai. Senti, non lo fa a cascare Paolino, eh? Con lo spostamento d'aria, dico. Come era già quarto io, con lo spostamento d'aria. Perché Paolo sta qua. Tu parti prima che lui si alza. Dov'è Paolino? Ah, sta scaldando. Ma faccio la casa di Paolino. Sì, perché mi sa che ci sono le norme degli assoluti. Gli assoluti, falsa, vai a casa. Io la così che ho fatto. Eccolo là, Paoletto. No, è che si è fatto qualche allungo, Salvatore? Hai fatto qualche allungo? Ma Salvatore, 200 euro sto giro puntando, vedi che sta portando. Fai qualche scatto. Non arriva primo. Salvatore. No, primo. Fai qualche scatto, Salvatore. Primo. No? Allungo. Se faccio uno scatto, non scatto più. Mi brucio tutta l'energia. Lui è mono esplosivo. Ma è come la barra dell'energia, sta qua, se parte qua, scende e poi un marzo. Pensa a gente si è presa gli integratori, così e meglio cose. No. Io mi sono mangiato la pasta e cavolo prima di venire. Però siamo in televisione, non si parlano di queste cose. Pasta e cavolo? Dette peggio cose. Fa combustibile. Combustibile. Per cui se tu riesci a espellere. Infatti adesso non sto sì, ma quelli che partono dopo di te, occhio, perché insomma quello dietro già è pronto, capito? Quindi. Allora Vittorio. Walter! Dove sta il latte adesso? Insieme ai forti! Questa è la seconda serie che a noi non ci interessa perché non abbiamo atleti. Anche la quarta devi riprendere. Ma serve per spiare il nemico. Le modalità di corsa. Che te dicevo, va? Che te dicevo? Passa 13:26. Ed ecco la serie che vede in prima corsia Paolino Muritto Pasquale. In seconda Fabio Bozzato al rientro. La grande attesa.
Quanti anni c'hai? 19? Magari 17. 17, Michele, grande. Che c'è sta l'altro ragazzo. Sto prendendo tutto, sto prendendo. Sto riprendendo. Figli Luca, figli. Bello. 12:46. 12:46. Bravo ragazzo, bravo. Grazie. Alza, Luca, mani al cielo. Luca, cognome dici? Cleri. Luca. Cleri Luca, vai, sarà la prima di una lunghissima, speriamo serie. Vai. Grazie mille. Che tempo c'avevi tu? Tuo migliore? Non l'hai mai fatto? Ho avuto tempo di fare. Mai fatto, è la prima volta. Bene. Tu che tempi c'avevi? Mai fatto? Va bene. Si è partito male. Niente, mi sono sistemato un po'. Si è partito dopo gli altri. Lei è l'allenatore? Teddy. Allenatore, sì. Allenatore. Il nostro grande atleta, il nostro grande istruttore. Bene. Una bella gara. Velleta com'è arrivata? Giovani e forti. Guarda che stacco le cosce che c'è. E se poi, manco italiano. Se ti servono consigli per sapere dove vado, ci vai, allora guarda, per un male mi sono dato, perché l'unica persona che io mi porto dietro,
Bene, bene, bene Stefano, dai. Questo è l'ultimo giro che mo devono fare? Vabbè, la prima gara già a farla ci vuole coraggio, poi quello che viene viene, poi uno si allena. È tosta sta gara, raga. Pensa ai 10.000. Da morire. Mamma mia, raga, siete forti, grandi, solo a falla sta gara. C'era pure lui, oh. C'era pure Francesco. Lui che è M? M50. Hai gareggiato o no? Ma io sono fuori, come fuori proprio. Sono stato proprio fuori da testa, stai. Quanto hai fatto voi? Poca roba, dove te lo lancio tante storpa. La prima volta lo prendevi? Manca la tecnica. Ah, pure io non è che sono. Io sono bravo a insegnare a farlo. Questo sta qua pure domani o ci sta qualcun altro? Domani c'è Claudio. Claudio? Perché c'è solo domani pomeriggio che ci prendi scarpa d'acqua.
non c'è solo la forza che devo lanciare forte. Non mi sento. Ah sì, certo. Poi più forza ci metti, più velocità, più forza ci metti, più forza difficile il gesto. Il gesto più lento e lento. Elasticità che ci hanno delle braccia. Però questa cosa si sarà. Lo lascio andare. Sì. Se è una distrazione, mo se c'è qualche maglietta e qualche medaglia, sa dividevo. Oh, tu che sei più vicino, fascio delle medaglie, se vuoi piano. Ma dimmi te, mo, cioè, dimmi te, mo che cosa deve andare registrato? Vabbè, cancella, dai. Che cosa gli insegniamo alle nuove generazioni? Insegniamo che se fai seguiamo le orme dei politici. Vabbè. Sandra per prima? Quanti tiri ci sono? Senti, ma non si possono fare queste inquadrature però. Vabbè. Eh no, stava proprio. Ho capito, no, perché. No, voglio far sentire che era una ripresa innocente, eh. Non ci stava malizia in questa ripresa. Dove è andato? A mappa. Questa ragazza è dei nostri praticamente, c'ha la stessa maglietta nostra. Ma qui? Questa ragazza con la coda che c'è il barano. Ma quale? Ah, quello è Libra Trevi. Pensa a Polacci, quelli che stanno nella stessa squadra che ti rompe dal cazzo dalla mattina alla sera. Non dite le parolacce che si sentono qua. Santo Vittorio, a me non ci rompe il cazzo praticamente. Ancora? Oh! Tocca a lei? Chi è che mi prende? Primo Brancio Giorgio per Roma. Grazie. Bravo. 1851. Devo andare al CUS, è questa specifica che non è l'anno di Napoli. Bravo. Esatto. Posso scendere? Sì. Aspetta le foto, Perfetto, che si vede l'anno di Napoli. Siamo a categoria M70. Alla verticale. Grazie, anche, grazie. Vittorio. Verticale, aspetta. È la scritta. Non dai, mettiamoci vicino. Sì, ma magari, venite tutti. Facciamo compagnia. Che si veda bene la mia scritta. Dove voleva questo? Quello leva.
È russo, eh? Perfetto, perfetto. Ok. A posto. Chiama. Rappresentanza Apotolio. Guerino Francesco, con 2848 punti vince e campione regionale. Al secondo posto abbiamo il Premier con 2445 punti. Tranquilla macchia sopra il mio bacio. No, io qua premio le donne, non ti preoccupare. Sopra il mio bacio prima. Tasto. Consigliere, date da fare. Consigliere, date da fare. Sconsigliato. Ah, ti sei sconsigliato, non lo so. Abbiamo l'ultima premiazione dei. Al maschile la M80, sul podio vanno al primo posto campione regionale vittorioso con 2655 punti, al secondo posto però facciamo la foto. Venite. Eccoci. Guarda che frio. Ammazza. È frio lescano. Come è venuta? Bene. Sorridente. A me devi fare, mi devi sentire femminile.